Ciao amici di YouTube, ben ritrovati. Oggi siamo usciti dalla cucina, io e il maritino. Ciao Gianni, saluta. Siamo anche con amici, Cinzia, Roberto. Siamo venuti a prendere i mirtilli, vi ho detto che ho ordinato 6 kg di mirtilli, che dopo farò delle belle ricettine. Siamo a Pian del Falco, sopra Sestola. Guardate qua, un posto 19 gradi, c'è un freschino che non vi dico. Adesso andiamo in questo ristorantino perché oggi voglio mangiare i porcini fritti. Poi dopo vi farò vedere se mi danno veramente i porcini fritti e i mirtilli. Comunque se vi interessano i mirtilli, questa è una zona fantastica, i mirtilli sono strepitosi. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo in questo ristorantino che ha questa terrazza. No, guardate, si vede la Seggiovia. Qua ci sono anche i parchi per le bike, insomma, bel panorama, vediamo cosa ci danno da mangiare, dato che questo è un canale di cucina, io continuo sempre a parlarvi di cucina. Eccoci qua, iniziamo intanto del buon vinello, un sangiovese appena mosso perché siamo sopra Modena, salumi, marmellatine, cipolla caramellata e le tigelle. Sentiamo se sono più o meno buone delle mie. Esatto. Ecco, chiedetemi se sono felice. Sono arrivati i porcini fritti. È un mese che corro dietro a sti porcini fritti, perché sono porcini freschi fritti. Buoni. Bene, adesso mi do questa goduria. Allora, carissimi amici, siamo al clou di questa giornata. Sapete che sono venuta qua per questi meravigliosi mirtilli che già vi ho fatto vedere nelle mie ricette. Guardate, 6 kg di oro, sono spettacolari, oh, quelli rosso, proprio che ungono. Qualcuno di voi mi ha chiesto il posto, allora il posto è a Pian del Falco, qui ci sono i gestori, Rifugio Calvanella, lo trovate su internet, vicino a Sestola, provincia di Modena. Se volete dei mirtilli veramente spettacolari, venite qua. Prezzo onesto, sono fantastici. In questi giorni vi farò vedere delle belle ricette con questi mirtilli. Chiedetemi se sono felice. Sì? No, vabbè, amici, ma adesso che abbiamo preso i mirtilli, mangiato, bevuto, andiamo a fare una camminata. Vi posso dire che qui c'è poco più di 15 gradi. Guardate, ho la berretta, giaccavento, fa freddo. Fa freddo, però adesso andiamo a vedere una cosa bellissima, adesso ve la faccio vedere. Ecco qua, guardate cosa vado a vedere, giardino botanico alpino, questo è un giardino botanico del CAI, del club alpino, e guardate, questo è l'ingresso. Ora andiamo a fare due passi e andiamo a vedere questo giardino botanico. Sapete che amo, oltre la cucina, amo le piante. Beh, no, guardate che meraviglia, guardate che alberi, che tranquillità, che splendore. Abbiamo con noi anche un bellissimo border collie che si chiama Beba, guardate, bellissima. Beba, bravissima, è stata con noi al ristorante, una meraviglia. E poi pieno di fiorellini, ci sono i fiordalisi, insomma. Che dire, una domenica fuori dai fornelli, ma sempre andando a cercare qualcosa per tornare sui fornelli. Ora stiamo per arrivare all'ingresso di questo giardino botanico. Eccoci qua all'ingresso di questo giardino botanico. Questa è la mappa di quello che andremo a vedere. Ora andiamo dentro a vedere cosa ci riserva questo giardino. Mi ripeto, per chi mi vede solo ora, siamo al Monte Cimone, Pian del Falco, dove siamo venuti a prendere i mirtilli più buoni che conosco. Ed ora andiamo a vedere questo giardino. Enorme, il doppio. Beh, insomma, sono già innamorata di questo posto. Questo è solo l'ingresso. Guardate, pieno di piante con tutti i cartellini, fiori, fiorellini. Ora mi addentro dentro questo giardino. Il percorso credo inizi di qua e ci si addentra.
La freccia però dice qua sentiero. Così lo facciamo tutto per l'inverno. Vedi come si chiama il posto, guarda. Erba Regina. Erba Regina, guardate, ci sono delle api enormi, non so che. Guardala. Guarda qua. Come grosse. Spettacolo. Come sono grosse. Che cosa? Le api, guarda che ciccione. Ma che bello. Ciao. Qua sembrano delle orchidee. No, geranio dei rivi. Selvatica. Ce n'è tantissimi anche qua. A me piacciono questi rosellini, guardate qua, mi piacciono un sacco questi fiorellini. Ancora qua sì. Da dove sono? Ci ha trovato. Ora attraverso tutta questa parte. Volevo andare a vedere questa pianta, come si chiama, che ce l'ho anch'io. Ora ve la faccio vedere, guardate. Io ho questa pianta da tantissimi anni. Non lo so. Sente la... Oh, queste campanelle che carine, qua pieno di fiori gialli, poi ho visto anche i lamponi. Aspetta che passo da qua, se no mi sgridano sicuramente. Oh, carino questo posto. Se andate a Pian del Falco a prendere i mirtilli, questi pompon. Questo, che strano, bellino. Guarda questi questo, pomponi, questo, Cinzia. Guarda. Questo è bello, guarda questo qui. Questo è bello. Che questo. E guarda questi puffi gialli. No, no. Con i, che bello. Questo si chiama... Dalle foglie strette. No, queste sono delle panocchette, ma che belle. I sementi, non ci sono niente. Cinzia sta cercando di rubare delle sementi. Qui con la sua ape che fa il suo lavoro. Mi diletto, guarda anche questi. Proprio belli questi. Guarda anche questi col cacchio di colorati. Guarda che guarda. Sono fragole. Ah, questa è la centaurea. Oh, sono proprio ignorante io. No, potenilla dell'Himalaya. Sembrano... Mi pareva della fragola, invece guarda, le foglie somigliano alla fragola. Guarda che, spettacolo. Che spettacolo che sono. Porpora proprio. Porpora. I colori, le foglie. E questo? Mazza d'oro punteggiata. No, guardate. Mazza d'oro palustre, questa sta anche nell'acqua. Questa prima di fiorire, quando è fiorita è così gialla. Anche io voglio queste piante. E fai i puntini prima e fai i fiorellini bianchi, vedi? Sì. E poi diventano... In mezzo c'è delle campanelle. Guardate un po', che bello. Sul ghiaccio devi fare il corso per accompagnare. La guida. Si è innamorato. È innamorato, questo è amore. Qui abbiamo un cane che si è innamorato della nostra beba. Ma guardate quanti tipi di piante. Oh, siete diversi, se fossero stati uguali. Siete troppo diversi. Siete troppo diversi, dopo chissà cosa viene fuori. No, ma guardate questo. Che meraviglia, che colori, azzurro proprio. Ce n'è un'altra che è ancora più grande di questa della stessa pianta. Qua. Sì, adesso ci arrivo. Questa si chiama agrifoglio del mar Mediterraneo, guardate, è azzurra proprio. No, quelli che sono tutti lì anche palustri. Ah, le cos'è, l'erba? Ci abbiamo visto tutte le piante là, adesso ci andiamo ad entrare nel bosco perché dovrebbe esserci il laghetto con tutte le piante acquatiche. Andiamo. Oh,
guardate qua, è pieno di lamponi, stanno mangiati credo, perché andiamo a vedere, guardate qua. Ah, ce n'è un qualcuno, Gianni aiutami. Oh, questo me lo mangio. Ce n'è ancora. Ma che belli lapori. Siamo arrivati al primo laghetto. Sembrerebbe ce ne fossero due. Dovrebbero esserci anche i tritoni che noi però non vediamo. Per ora ci sono delle piante acquatiche ma non fiorite. Sono qui i tritoni, però fai fatica a vedere. Dovrebbero essere qua, ma ora noi non li vediamo. Ma però tutto attorno è veramente bellissimo. Una domenica differente. C'è tutta la caverna con i tritoni. Bene amici, dopo aver mangiato questi lamponi ho deciso che anche nel mio giardino voglio le piante dei lamponi. Quindi se avete dei consigli da darmi o se avete da indicarmi qualche... Poi insomma voglio anch'io i lamponi in giardino. Sì sì, casomai all'ombra, se hanno bisogno di ombra. Guardate che carino il laghetto però, eh? Molto romantico. Ecco il nostro giretto all'orto botanico, è quasi terminato, dovevano esserci anche le piante carnivore ma io non sono stata capace di vederle. Qua abbiamo i nostri uomini, Cinzia, che torniamo in giù da questo sentiero, il mio maritino. Dai, girati un po', maritino. Eccolo qua, Gianni, che è sempre dietro le quinte, ma senza di lui non sono niente. Allora amici, siccome io ho tirato un sassolino nel laghetto per vedere se vedevo i tritoni, mio marito mi ha sgridato perché non si deve disturbare l'ambiente, è vero? Sì, è vero. È vero, quindi, sapete lui è un uomo del CAI, quindi un camminatore, quindi è stufoso. Beh, comunque insomma volevate vederci col maritino in montagna, siamo qua, che adesso andiamo verso il ritorno. Ciao amici, alla prossima. Ciao, ciao. È tremendo. Allora amici, altra tappa prima di rientrare, guardate questo posto. Lago delle ninfe, si chiama così, della ninfa. Lago della ninfa, c'è un sacco di movimento e andiamo a vedere. Di verità io devo ancora vedere il lago, però dovrebbe essere qua. Mi piacciono un sacco questi tavolini. Questo salotto così sotto gli alberi mi piace assai. È tutto bosco, c'è un fresco meraviglioso. Ah, intravedo dell'acqua. Ora, eccolo là, si vede il lago. E che bello. E che bello. Ora, ve lo faccio vedere. Qui si mangia, però basta, non abbiamo mangiato abbastanza. Eccolo qua, pieno di motociclisti, bike. Bello, molto 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 bello. Ora mi siedo un po' in questo prato prima di rientrare a casa e prima di tornare ai fornelli.